La cosiddetta Madonna della Candeletta è firmata Carolus Crivellus Venotus Eques Laureatus Pixit. Carlo Crivelli, Veneto, cavaliere, laureato, investito della carica di cavaliere, ha dipinto. Questa carica di cavaliere Crivelli la ricevette ai suoi 60 anni circa, nel 1490, da Ferdinando d'Aragona, il futuro re di Napoli, che lo incluse nel novero dei suoi seguaci, dei suoi collaboratori. Crivelli, uno dei più grandi pittori di tutti i tempi, ma la sua carica di cavaliere lo qualifica anche come uomo politico, un personaggio incredibile, la Madonna della Candeletta, è la parte centrale del politico per la cattedrale di Camerino. È un idolo pagano, un totem, un'apparizione metafisica, inquietante in qualche modo e rasserenante in altro senso, un capolavoro di artigianato etico.